Sono 130 anni che l'ospedale pediatrico Meyer è un'eccellenza del nostro territorio, ma non si ferma e rilancia ancora, rivoluzionando stavolta il suo modello di accoglienza per bambini e famiglie che devono affrontare un periodo di ricovero. Nasce il Family Center Anna Meyer alla presenza di tutte le autorità regionali, a cominciare dal presidente della regione Eugenio Giani, l'assessore alla salute Simone Bezzini, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l'arcivescovo di Firenze il cardinal Betori e la rettrice dell'Ateneo Fiorentino Alessandra Petrucci. In prima fila anche gli amici storici del Meyer, dalla Fondazione Baciotti a Unicop Firenze, da Carlo Conti alla Fiorentina. Grande affetto per un anniversario importante, i 130 anni dell'ospedalino che portano al Meyer una struttura all'avanguardia, ecosostenibile e integrata con l'ambiente circostante. Sì, è una grande festa, sono i nostri 130 anni e nel ricordo di Anna Meyer inauguriamo questo nuovo padiglione, un padiglione di accoglienza delle famiglie che arrivano per un ricovero. Siamo contenti che tutta la città di Firenze e la regione si stringa intorno al nostro ospedale. È un giorno di festa, felici perché è qualcosa in più che offriamo alle famiglie e ai bambini. La Pimpa e i suoi amici accolgono i bambini negli ambienti luminosi del Family Center, pensati per facilitare tutti quegli aspetti che hanno un impatto significativo sull'esperienza di cura che il bimbo e i genitori fanno durante il ricovero. A disposizione delle famiglie una squadra di professionisti che opera in maniera integrata. Per il Meyer si tratta di un investimento importante, circa 2 milioni di euro, di questi 1 milione e 650 mila ottenuti grazie a fondi statali messi a disposizione dalla regione. È il primo di tre progetti importanti e faccio i complimenti ad Alberto Zanobini, lo faccio come presidente regionale, essendo questa una delle 9 aziende regionali di sanità, perché ha rispettato i tempi, perché offre una qualità nuova al Meyer, perché i bambini sono il patrimonio più prezioso per il nostro futuro e quindi vogliamo che soprattutto nel momento della cura, nel momento del seguire la loro salute, possano avere tutte le condizioni per vivere quello che è lo spirito del Meyer, l'ospedalino per Firenze in Toscana, oggi il 13 di dicembre, quando si ricorda come nel 2007 si trasferì da via Luca Giordano qua e 130 anni fa nasceva questa istituzione che oggi è di prestigio nazionale e internazionale. E cresce anche la dimensione umana, diciamo, nella relazione tra la struttura sanitaria, i piccoli pazienti e le loro famiglie. Vorrei sottolineare anche il fatto che questo avviene in una fase un po' particolare, è la fase della pandemia, questo progetto è andato avanti per l'appunto nelle fasi anche più critiche e più acute della pandemia, e questo dà anche il senso che la sanità toscana guarda al futuro, ecco.